Il vestibolo era lo spazio che introduceva il visitatore al Salone Marciano. Dopo essere asceso attraverso lo scalone monumentale e passato attraverso tutta una serie di simbologie che rappresentano una vera e propria salita alla Sapienza, si trovava esattamente a cospetto della Sapienza, perché Tiziano raffigura al centro di questo soffitto proprio un'allegoria della Sapienza. Il quadro di Tiziano è incastonato in una incredibile prospettiva trompe-l'œil architettonica realizzata dai fratelli Rosa Bresciani, che costituisce un archetipo pittorico, è una delle primissime prospettive architettoniche. Il nuovo impianto di illuminazione finalmente valorizza questa prospettiva e l'accurato restauro che è stato compiuto nel 2019. La luce si materializza come per magia. Illuminando i filosofi e le altre figure come se ricevessero il sapere, la sapienza direttamente da Dio. Quando la Repubblica Serenissima nel 1537 dà incarico a Jacopo Tatti, detto il Sansovino, di costruire questo edificio, gli chiede di costruire non solo una importante biblioteca che riecheggiasse gli antichi monumenti romani, ma anche di costruire la biblioteca più bella del mondo. E effettivamente questo salone, ricco com'è del lavoro dei più importanti artisti attivi a Venezia alla metà del Cinquecento, è giustamente celebre ed è uno dei saloni di biblioteca più belli del mondo, se non il più bello del mondo. L'illuminazione si basa su diversi scenari che, attivati da un sensore, permettono al visitatore di essere guidati nell'osservare i capolavori esposti. Prima i filosofi sulle pareti, dipinti dai grandi maestri del Cinquecento, e poi, con un'accensione graduale, la maestosità del soffitto, ovvero il manifesto del manierismo. I visitatori sono sorpresi e incantati dal cambio degli scenari. Non sono abituati, è ovvio, a un tipo di illuminazione museale di questo genere, dove la luce cambia e non è sempre statica. È un nuovo modo di intendere la luce nei musei che si discosta dalla tradizione di illuminare e valorizzare solo le opere, ma anche di mettere al centro le emozioni del visitatore. Tiziano, che all'epoca era un po' il maestro incontrastato che dettava legge per tutto ciò che riguardava la pittura a Venezia, per decorare questo salone indice una gara fra i giovani pittori, e mettendo in palio una catena d'oro. E il vincitore è ovviamente Paolo Veronese, quello che egli stesso preferiva ed era il pittore emergente. A Paolo Veronese dobbiamo 3 dei 21 tondi del soffitto e 2 dei filosofi che sono in particolare quelli che sono alle mie spalle, ovvero sia tradizionalmente identificati come Aristotele e Platone. Sulla serie dei filosofi però riesce a lavorare anche un altro pittore allora emergente e che non era propriamente in ottimi rapporti con Tiziano, ovvero sia Tintoretto, che realizza almeno 4 dei filosofi alle pareti, probabilmente 5. La pittura veneziana, a partire da Giorgione e poi con Tiziano, è la pittura della luce e del colore.
L'illuminazione di questo salone però era un'illuminazione molto carente, non era stata studiata con un progetto illuminotecnico adeguato. Quello che noi abbiamo fatto quest'oggi con Baratta Lighting è esattamente questo: pensare a un progetto che valorizzasse le opere d'arte che sono qui contenute, una modalità che potesse essere anche coinvolgente per il pubblico e potesse guidare in un certo senso il pubblico attraverso la lettura di questo straordinario apparato iconografico. Gli apparecchi illuminanti utilizzati di forma lighting sono ad altissima resa cromatica per valorizzare non solo i colori ma anche la matricità dei dipinti e dell'architettura. E in effetti con questo nuovo impianto di illuminazione le pitture sono tornate a splendere, tant'è vero che di alcune delle immagini non avevamo memoria, cioè non avevamo mai viste in modo così chiaro e netto, tanto da apparire come frutto di un nuovo restauro. Abbiamo restituito ai veneziani un luogo incantevole.